Siamo con Francesca Ghirra, deputata Alleanza Verdi e Sinistra, in corso l'esame degli emendamenti sul decreto legge che interviene sulle materie prime critiche. A vostro avviso, quali sono le principali criticità? A me dispiace fondamentalmente perché questo decreto poteva essere un'opportunità per tante regioni, tra cui la Sardegna. Invece il governo con questo decreto legge ha deciso intanto di estromettere le regioni da tutto il processo decisionale e autorizzativo, ha deciso di bypassare tutte le procedure di tutela ambientale, paesaggistica, storico-culturale, perché la VIA e la VINCA non sono necessarie, ha dato tempi strettissimi a Ispra perché entro il 24 maggio del prossimo anno dovranno essere chiuse tutte le procedure della carta, con poche risorse inadeguate, soprattutto con la possibilità che anche privati possano intromettersi all'interno dei procedimenti, creando a nostro avviso dei pericoli.